Bianca di Tor Vergata, è un'università sicuramente di recente esistenza rispetto a quella della Sapienza, e dobbiamo dire che una gran parte dei docenti che hanno cominciato l'avventura di Tor Vergata vengono proprio dalla Sapienza, nel desiderio di poter dare agli studenti di Roma, o che perlomeno afferiscono a Roma, ecco, una possibilità di vita seria, di impegno universitario anche non ideologizzato, come invece nei decenni scorsi a volte capitava o poteva capitare. È un'università che conta circa 42.000 studenti, circa 1.600 docenti, anche un policlinico universitario, e la nostra azione di cappellani universitari si svolge fondamentalmente a tre livelli. Il primo è quello della promozione della cultura e della fede a tutti quanti, con iniziative che vengono offerte come convegni, conferenze, incontri, dibattiti, e a livello interfacoltà o nelle singole facoltà. Qui abbiamo invece uno stimolo della coscienza, della dimensione etica di ciascuno, anche questo con diverse iniziative che a luogo vengono organizzate nelle facoltà soprattutto. E poi invece l'accompagnamento di fede, la crescita spirituale di coloro che già hanno la fede o stanno approdando alla fede e che si rivolgono molte volte proprio con interesse e fiducia alla cappella. Devo dire che il clima generale è molto buono da parte dei docenti. C'è un desiderio sincero di confronto anche tra i non credenti. Sanno che incontrando il singolo cappellano non incontrano padre Mauro, un altro cappellano, ma incontrano la Chiesa, che è un organismo vivente, che ha una parola seria e pesante sull'uomo, e volentieri si confronta. Abbiamo attività soprattutto nelle facoltà, attività di formazione, di dialogo, di confronto, e poi abbiamo invece attività nella cappella, che sono la catechesi, la lezione divina, e una scuola di evangelizzazione, e la formazione ai sacramenti di iniziazione cristiana per i giovani, scuole di preghiera, scuola di formazione all'amore e all'affettività e altre iniziative ancora. Abbiamo poi incontri come ritiri spirituali, esercizi spirituali, vacanze estive che vengono proposte ai ragazzi. Il numero che noi contattiamo, diciamo così, settimanalmente, non solo personalmente ma anche con email, si aggira attorno alle 700 persone, anche quello del contatto email sicuramente oggi un contatto da non trascurare, noi cerchiamo di usarlo. Questo come informazione generale, eccellenza. Grazie. Sì. Dovevo passare, sono più piccolo. Madre è un'università molto particolare perché non ha un campus, sta come campus la città di Roma, stressante, schiacciante. L'equipe della cappellania, che siamo un gruppo di sacerdoti e religiosi che collaborano con noi, con la nostra universitaria, a volte soffre anche queste cose che diceva lei all'inizio. Il nostro scopo nella cappellania universitaria di Roma 3, molto dispersa, è di creare e lavorare creare una comunità, perché è difficile visualizzare la cappellania. Non c'è un campus, non c'è una chiesa, non c'è un luogo unico di riferimento. Ecco, questa dispersività, questa dispersione dell'università fa sì che la presenza della cappellania sia anche difficile. Allora, noi ci teniamo a creare una comunità che sia un riferimento vivo di preghiera, di incontro per tutti quanti. Questa è la prima cosa. La seconda è il lavoro di tutti quanti lavoriamo nella pastora università di Roma 3, è lavorare in equipe, perché se no ognuno va a 7 km di distanza e l'altro non si sa cosa fa, facilmente uno perde. Dove avete la sede? La sede noi l'abbiamo. Questo abbiamo la chiesa e San Leonardo Muriato, che sarebbe la cappellania ufficiale, diciamo. Poi l'oratorio San Paolo ha aperto un centro informativo universitario di fronte alla Basilica di San Paolo. Un centro informativo universitario l'hanno aperto pure.
San Timoteo, vicino al santuario della Regina di Valle. Ecco. E poi un ecco, il terzo sarebbe proprio quello della Chiesa del Diario. Un modo da avvicinare i vari poli, questa realtà è la Cappellania Università, non basta, perché alla fine no. Allora che facciamo? Andiamo alle facoltà. Noi dobbiamo portare tutte le iniziative alle facoltà. Quindi ogni singolo cappellano ha come sede, siamo 9 cappellani più 3 cappellanesse che ti danno una mano importante all'assistenza. Siamo in equipe 11, c'è una squadra di calcio, diciamo, che andiamo ai corridoi della università, è là che dobbiamo stare. Per quello ogni cappellano ha degli appuntamenti, a volte non ci sono gli appuntamenti, ma se fa il corridoio giù, su, saluta i ragazzi, i professori, prende contatto là, e là offre delle cose. Ogni tanto escono gruppi di facoltà, in questo momento stanno funzionando tre gruppi, a lettere, giurisprudenza, a scienze della formazione, e poi in altri ci diamo da fare perché questi gruppi nascono. Poi noi ovviamente offriamo anche le attività religiose nelle chiese che ci sono vicine, la Basilica di San Paolo e la chiesa San Carlo Mondiale e San Timoteo della Cappella, offriamo la domenica momenti di eucaristia apposta, adatta agli studenti. Alcuni sì, non tantissimi, alla Basilica ci vanno tanti anche a confessarsi perché loro hanno un servizio, diciamo, 24 ore là, e quindi vengono. E poi piano piano c'è la proposta, c'è l'offerta, ogni tanto è vero che soprattutto adesso che Roma 3 sta crescendo e fuori se ne vengono, perché Roma 3 è un'università molto romana, quindi i ragazzi che vogliono andare alla chiesa, sì, Roma 3 è molto. Vicino a San Paolo, sì. Ecco. Poi ecco, noi offriamo queste attività come fanno tutte le università, sicuramente alcune le facciamo dentro le facoltà, insomma, di giurisprudenza hanno fatto una raccolta di alimenti con il gruppo dei ragazzi per la solidarietà, è stata una cosa, una sfida, fare qualcosa di giurisprudenza, molto grande. Altre volte offriamo delle attività fuori dell'università, le do un esempio. L'anno scorso, proprio in queste date, perché la Quaresima è venuta un po' prima, un gruppetto di ragazzi lettere ha voluto fare un incontro di preghiera, un po' scettici perché insomma chi verrà. Abbiamo fatto, hanno istituito volantini, è venuto uno alla preghiera. Ma questo uno adesso sta facendo un discernimento sul Ministero Presbiterale. Noi lavoriamo così con missionari che vanno a fare la raccolta che il Signore dà di quello, è molto importante. Poi un'altra piccola cosa, un piccolo dettaglio, pure il padre Vicenzo diceva, è l'ambiente favorevole, che ne so, sono Patrizia che sta là in fondo, piccola, questa settimana scorsa si faceva i corridoi della facoltà di scienze politiche e ha trovato al preside, ha detto perché non parliamo, e lei mi ha chiamato subito, c'è stato accogliente, simpaticissimo, per domani andiamo a trovarlo, a parlare, a vedere come possiamo collaborare, come possiamo andare. Questo in tutte le facoltà, con tutti i presidi, ci sta capitando la stessa cosa. C'è un ambiente molto favorevole, poi non sappiamo che cosa si tratta, però c'è questa disponibilità al dialogo, all'incontro, che credo che sia frutto anche del lavoro che la pastorale universitaria diocesana offre, come un lavoro diciamo culturale molto serio. Alla Roma 3 sicuramente tutti si ricorderanno del convegno che c'è stato pochi mesi fa sulla Costituzione italiana, loro l'hanno guardato molto bene. Ecco, credo che questo sia anche molto importante, il prestigio anche della Chiesa nell'ambito culturale. Quello non lo so, vediamo. Grazie.